Con la tua condizione da marzo ad oggi qual è? La mia condizione fino a qualche giorno fa era quella di cassa integrazione. Ho ricevuto una comunicazione in cui sono passata dallo sfruttamento di ferie, che naturalmente non credo che copriranno fino al termine, mi sembra, di marzo, in cui non ci possono essere licenziamenti. Questo periodo di vuoto sarà un limbo, chissà cosa succederà, non si sa, il licenziamento sarà sicuramente dopo marzo per tutti, per tantissimi, e dopo vedremo. Cambiamo pagina. Dallo stop al lavoro a causa della pandemia alla realizzazione di un sogno, guadagnare con quella che era ed è la sua passione, l'arte. È la storia di Alessandra Aretina che, come molti italiani, è lontana dal lavoro da marzo 2020. Non si è data per vinta e così da una prima opera che si chiama Furi ha iniziato a dipingere e a farsi conoscere sui social network. I lavori hanno avuto successo e adesso questa passione è molto vicina a diventare un lavoro. Per me è stata una rinascita, un'opportunità e un'occasione. Praticamente ho trasformato tutto quello che era paura, ansia, in una possibilità di ricrearmi. Mi sono aggiornata. La mia è una versione 3.0 di Alessandra Pasqualotti che era prima. E in questo periodo, invece di essere statica ed impaurita, ho deciso di prendere il mio tempo per fare tutto quello, per divenire quello che non potevo essere prima. Ho cominciato a lavorare molto con i social, mi sono fatta conoscere e questo ha avuto un riscontro perché da maggio in poi sono stata contattata da un critico d'arte, Andrea Speziali, che mi ha scelto e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere tramite canali con il mezzo di Corona Arte. Quindi per me l'arte insieme a questo periodo così negativo è stata una cosa positiva. Ognuno di noi ha molte potenzialità, non siamo in un'unica versione, quindi avere tempo mi ha dato la possibilità di reinventare me stessa. Ecco, ti sei fatta conoscere questa passione, perché finora era una passione, è diventato un lavoro? Sì, per adesso è diventato un lavoro, speriamo che sarà ancora di più un grande lavoro nel futuro. Però ha seguito una tendenza perché la gente comunque sia rimasta più a casa e l'abbellimento della casa tramite delle opere d'arte a me ha favorito sia il tempo che ho avuto e anche l'apprezzamento delle persone. Ecco, opere che nascono, diciamo, dalla tua fantasia o insomma dalla tua arte, ma anche opere su commissione. Esatto, io sto lavorando tantissimo su commissione perché è un uso un po' dimenticato dai pittori. Di solito il pittore per natura è una creatura libera, quindi crea un componimento, un'opera d'arte che può piacere o meno e viene acquistata. Mentre invece io amo tantissimo l'interiorizzazione delle mie opere d'arte, quindi conoscere la persona, averci un contatto telefonico. Ci sono state delle persone che mi hanno raccontato per 20 minuti un sogno al telefono e quel sogno è diventato un'opera d'arte. Dove ti possono trovare? Mi possono trovare tramite social, sul mio sito ufficiale che è www.artificiocreativo.com o altrimenti sulle mie pagine Facebook, sempre Artificio Creativo, o semplicemente digitando Pasqualotti Alessandra, il mio nome, mi trovate per un saluto, per un'occhiata.